E oggi è una giornata importante perché questo giudice così particolare, che alle volte sfugge alla comprensione del comune cittadino, è in realtà quel giudice che consente a molte delle procedure pubbliche, ma anche private, che hanno a che fare con autorizzazioni pubbliche, di essere regolari, legittime e di essere però anche veloci, perché il TAR è un giudice veloce, è un giudice che sbriga in fretta le sue cause, a differenza forse di altri settori, e quindi per noi è molto importante. La Regione Puglia ha un'avvocatura guidata da Rossana Lanza, che è un'avvocatura poderosa, fatta di tanti bravi avvocati, in maggioranza donne, che ha ridotto enormemente il costo per le parcelle da 4-5 milioni, come era in passato, a poche centinaia di migliaia di euro, solo per quelle cause di particolare complessità dove c'è bisogno di qualche luminare che ci dia una mano. Insomma, un giudizio complessivamente positivo degli anni trascorsi. Voglio citare anche solo la pandemia e tutta la produzione normativa di ordinanze che il TAR ha dovuto valutare, e che ci ha consentito comunque, anche in quell'emergenza così drammatica, di fare il nostro dovere. Che tutti coloro, e naturalmente non sono tanti, questo va ammesso, che hanno voglia di combattere la mafia, hanno nelle istituzioni locali, in particolare nel comune di Bari, nella regione Puglia, un interlocutore molto importante. Oggi abbiamo parlato soprattutto di Foggia, e voglio precisare che a Foggia la Regione Puglia ha collaborato con la Procura di Bari per aprire un ufficio della Direzione Distrettuale Antimafia. Abbiamo collaborato per aprire un ufficio della DIA, mettendo a disposizione le risorse, cose che avrebbe dovuto fare lo Stato, ma invece l'ha fatto la Regione. Abbiamo ovviamente fortemente premuto sui ministeri dell'epoca per ottenere la formazione addirittura di un reparto nuovo dei carabinieri, cacciatori di Puglia, che operano sul Gargano. Abbiamo ottenuto l'alloggiamento, l'accasermamento, diciamo così, a San Severo di reparti importanti della Polizia di Stato. C'è stata un'attività incessante di raccordo con le procure, e ovviamente Foggia ha patito lo scioglimento per mafia del capoluogo, quindi un momento drammatico durato un paio di anni, nei quali tutta la provincia ha subito danni incalcolabili, e che il nuovo sindaco, una donna straordinaria di grande forza e di grande energia, eletta a furor di popolo, cercherà di supplire con l'aiuto della Regione. E quindi continuare a dire, proprio da parte di pezzi dello Stato, che la qualità della vita a Foggia è bassa, quando la qualità della vita a Foggia è bassa anche perché lo Stato, per molti anni, non parlo solo di questo governo, ma anche in precedenza, si è dimenticato di Foggia, mi pare una cosa ingiusta. I foggiani combattono una battaglia formidabile, i foggiani onesti sono la quasi totalità, è ovvio che, come accade in molti altri settori, nella magistratura, nelle professioni, tra i medici, tra gli oncologi, bastano poche pecore nere per far descrivere poi tutti come se fossero dei delinquenti, e non è così. I foggiani non sono dei delinquenti, sono persone per bene. L'autonomia differenziata consente a ogni regione di fare leggi diverse da regione a regione, e quindi ci saranno problemi di interpretazione, di nuove competenze, di budget, di anche ingolfamento del sistema, che sarà drammatico. Insomma, è una specie di, per dirla, è come mettere tutti i numeretti della tombola dentro un sacchetto e mischiarli, e poi tirarli fuori sperando che continuino a collimare formando lo stivale. Sarà difficile.